Ah, putesse estraller. Lui era Pino Daniele, con noi sempre nei nostri cuori. Abbiamo scelto questa canzone per aprire le dirette di Caffè Blu del nostro bistrò radiofonico e televisivo di RBE, qui dal Salone del Libro, padiglione 3, stand N come Napoli, N146, passate a trovarci. Abbiamo anche una bella area relax tutta per voi. Un Salone del Libro, questo, che dal 9 di maggio fino al 13 di maggio verrà tanti incontri, tanti autori, incroci di storie, di idee, che cercheremo di mostrarvi e raccontarvi dallo stand di RBE, in particolare in questa fascia oraria dalle 11.35 fino alle 12.30, in replica a partire dalle 23. Sono Claudio Petronella e vi do la benvenuta e il benvenuto in questa trasmissione che parte con un libro, con Vita immaginaria di Natalia Ginzburg, un lavoro che ispira il Salone del Libro di quest'anno. In breve, giusto qualche nota tecnica, perché leggere questo libro? Innanzitutto per ritrovare la sagacia, l'intelligenza, la delicatezza, la sensibilità di questa scrittrice che ha ispirato tanti autori e tante autrici e tanti lettori e tante lettrici. Perché? Perché Natalia ci regala uno spaccato di una bellezza intorno a noi, dai libri da guardare, da leggere, da film da guardare, da poesie da vivere e da interiorizzare, tanti incontri anche con persone che possono essere davvero nutrienti. Tutto questo vuole essere la vita immaginaria, ma noi amiamo anche l'idea di poter invertire il titolo, immaginare la vita, e da qui parte, credo, una delle ispirazioni del Salone del Libro 2024. E passiamo subito agli incontri di RBA, di Caffè Blu in questo caso, per il nostro bistrò. Partiamo da un libro che è la Costituzione del nostro paese, la Costituzione della Repubblica Italiana, e in questo caso andremo a scopriremo insieme con un autore che ci ha già raggiunto ed è qui con noi ed è un piacere ritrovarlo anche quest'anno, Rosario Esposito La Rossa, autore di La Costituzione spiegata ai giovani fascisti. Rosario, buongiorno. Buongiorno a voi. Ben ritrovato su RB, è un piacere ritrovarci qui tra questo incrocio di storie e di persone, di lettori e di lettrici qui al Salone del Libro del Lingotto. La Costituzione spiegata ai giovani fascisti, un volume pubblicato dalla Marotta e Caffiero che mostriamo ancora in questo momento in diretta TV. A me ha colpito questa intenzione del libro, del tuo lavoro, Rosario. Spiegare la Costituzione, che è la base del nostro vivere civile, a un pubblico in particolare, i giovani fascisti. Il fascismo in questo caso visto da quale angolazione? È chiaro che il partito fascista non esiste più. Io non parlo dei camerati, di quelli che vanno a fare commemorazioni sulle tombe o nei luoghi dove il fascismo ha vissuto gli anni d'oro. Io parlo dell'idea fascista. Il fascismo è ancora vivo nella mentalità di tanti giovani perché è un'idea di violenza, è un'idea dove gli uomini sono più importanti delle donne, è l'idea della razza, dove ci sono razze superiori e razze inferiori, i bianchi sono importanti, i neri sono i meno importanti. E volevo parlare di questo ai giovani di oggi, a chi cavalca ancora queste idee di sopraffazione, di superiorità. E l'ho fatto attraverso il racconto di 10 articoli della Costituzione italiana, che sono il pilastro su cui si basa la nostra Italia. Prima di raccontare, insomma, alcuni dei temi che hai già introdotto tu, Rosario, devi sapere che io amo gli incipit, l'inizio, l'introduzione, la prima cosa bella, un titolo migliore forse non poteva esserci. Hai voglia di accompagnarci tra queste pagine? Sì, assolutamente. La Costituzione spiegata ai giovani fascisti non è un libro sul diritto, cioè non è che spiega gli articoli della Costituzione italiana, ma racconta di uomini e donne che incarnano quegli articoli. E voglio fare un esempio. L'esempio numero uno è Giuseppe Di Vittorio, che oggi è quasi dimenticato dai giovani. Giuseppe Di Vittorio era uno scacciacorvi, uno che lavorava nelle campagne pugliesi scacciando i corvi con pentole e qualsiasi cosa potesse fare rumore. E ha visto morire il padre in quelle campagne, e venivano pagati con tozzi di pane e un poco di olio. Si è battuto per anni per i cafoni, per gli ultimi di quella terra, ed è stato più volte in prigione per questo, proprio incatenato dai fascisti, ma è riuscito a diventare un parlamentare della Repubblica Italiana, un cafone in Parlamento. E Giuseppe Di Vittorio ha fondato il più grande sindacato dei lavoratori d'Italia, che è la CGIL. E questo bisogna ricordarlo ai giovani di oggi, che spesso non sanno nemmeno cos'è un sindacato. Rosario, un altro spunto che mi dà il tuo lavoro, il tuo libro, in particolare La Costituzione spiegata ai giovani fascisti, è l'esempio e la memoria.
Cosa vuol dire fare memoria nel 2024, secondo te, come autore, come editore? Allora, il ricordo è qualcosa di personale. Ricordo viene dal latino riportare al cuore, e quindi è qualcosa di soggettivo. La memoria esiste solo se collettiva, ed è fondamentale. Oggi è tutto molto veloce e rischiamo che i ragazzi, insomma, non riescono a mettere i puntini sulle i, cioè selezionare, scegliere. La nostra generazione, quella prima di internet, ha, secondo me, ha il compito di dare a questi ragazzi in pasto dei momenti importanti del nostro paese. E non dimentichiamoci che la Costituzione, oggi molti politici fanno fatica a definirsi antifascista, è nata da uomini e donne completamente antifascisti, non solo di sinistra, cattolici, ma tutti contro quell'idea fascista che 20 anni aveva seppellito l'Italia. Penso che sia anche un modo per mettere dei segnalibri, per dare delle indicazioni a una strada da seguire, la Costituzione intendo. E in questo caso, in un'epoca come la nostra, in cui siamo in un feed che scorre continuamente, in cui il passato 2 secondi fa è già dimenticato, forse mettere dei segnalibri o dei segnalibro penso che sia importante. E questo può avvenire attraverso l'esempio. Tu parli molti di esempi, sono molto presenti gli esempi di persone, ne hai raccontato uno poco fa, ce ne sono molti altri. Questi esempi sono assolutamente fuori dal tempo, secondo me, e tu lo dimostri in questo lavoro, sei d'accordo? Assolutamente, l'esempio è una cosa potentissima perché deframmenta la distanza tra le persone. E l'esempio ti fa comprendere che questi non avevano i mantelli, non erano supereroi, ma erano uomini comuni che hanno fatto delle scelte. Queste scelte si possono replicare. Mi piace ricordare Pasquale Rotondi, che ha salvato dalla furia nazista e fascista decine di quadri che oggi sono nei nostri musei. È uno che ha dormito con un Tintoretto sotto al letto pur di salvarlo dalla furia, appunto, nazista. Ha scelto, ha rischiato la vita per questo, e credo che bisogna parlare ai giovani di scegliere, di schierarsi, da che parte stare, da quale idea stare. E invece spesso internet ci porta a stare nel mezzo, a subire la comunicazione altrui, a non schierarsi, a non partecipare. Questo, secondo me, è il grande dramma del nostro tempo. Prima di porti la prossima domanda, la prossima riflessione da condividere con noi su RBE, ce n'è una in particolare che riguarda appunto la partecipazione, il partecipare, essere cittadino e cittadina attiva e attivo nel 2024, non subire, non essere. Tutto parte da qui, tutto parte dall'essere attivi, da essere parte della cittadinanza. Come ritrovare tutto questo? Sia per gli adulti, ma perché no, anche per i ragazzi. Bisogna, ti spiego, arrivo al dunque. Io ho incontrato diverse ragazze che hanno voglia di non essere tappezzeria, ma hanno voglia di essere parte attiva della memoria e della testimonianza. Io voglio essere ottimista. Ma io lo sono, però credo che bisogna ricostruire le comunità. Bisogna iniziare a dire a questi ragazzi che internet è una bolla, che non si appartiene a nessuna comunità reale quando si fa parte di un gruppo WhatsApp, che la realtà è stare insieme alle persone e fare qualcosa di concreto, ma partendo dal piccolo, dal proprio quartiere, iniziando a stringere delle relazioni dai ragazzi stessi. Questo spesso non accade perché, appunto, subiamo quella comunicazione che è internet, che vuole farci sempre essere qualcos'altro. C'è un articolo che viene raccontato dalla sensibilità e dalla penna di Rosario, che riguarda l'articolo 21, quello della libertà di poter manifestare le proprie idee, il proprio pensiero, la parola. Si parla molto di questo nel 2024, quindi l'attualità del messaggio della Costituzione, partendo appunto da questo articolo. Come l'hai sviluppato nel tuo lavoro? Oggi, notizia insomma di ieri, di pochi giorni fa, di quello che sta accadendo in Rai, no? Dove i telegiornali, insomma, denuncia di una nota giornalista che vengono censurate alcune notizie, fatte passare con ritardo. Io penso che la libertà di stampa si chiama libertà perché deve essere plurale al massimo, non deve essere di Stato. Io l'ho sviluppata attraverso Piero Gobetti. E ho fatto lunghe ricerche su Piero, ho letto il suo libro L'editore ideale, e oggi siamo a Torino, terra natale di Piero Gobetti,
E Piero Nobetti è morto a 25 anni, Claudio. 25 anni, Rosario. Che una... era giovanissimo, nel frattempo aveva già pubblicato Eugenio Montale, nel frattempo si era già opposto dei termini tante volte fascisti, veniva picchiato ripetutamente dai fascisti. Lui è morto a Parigi per le percosse dei fascisti. Questa cosa mi ha sconvolto perché era uno libero, ma... già a 25 anni, e oggi a 25 anni si sta ancora con i genitori, si sta ancora nella bambagia, e secondo me il grande esempio è che si può scegliere da che parte stare, si può dire la propria verità, la propria espressione, anche se dall'altra parte c'è gente che ti bastona. Anche il capitolo dedicato all'articolo 21 e alla figura di Gobetti ha il titolo di una canzone. La musica è ricorrente, un filo conduttore del tuo lavoro, ed è uno degli aspetti che mi ha colpito in modo particolare della Costituzione spiegata ai giovani e fascisti. Il ruolo della musica, perché questo filo conduttore? Ma perché mi piace molto che nei miei libri ci siano delle colonne sonore, no? E sono le stesse che hai avuto tu scrivendolo? Oppure? Sì, sì, sono le stesse che ho avuto io, che mi hanno portato in quella dimensione, in quel pezzo di mondo, di tempo e spazio. E lo faccio attraverso dei codici Spotify che si possono scannerizzare e ascoltare. Per Gobetti mi ha aiutato Edith Piaf. Quindi, insomma, con la sua canzone più nota. Ed è molto, molto interessante secondo me questo, perché avvicina i giovani alla lettura, quindi il cellulare non diventa uno strumento contro la letteratura, ma uno strumento per accedere a contenuti extra. Certo. Poi l'idea appunto di mettere questa canzone di Edith Piaf, il titolo Io non rinnego nulla, e poi insomma si parla di Parigi, terra di ribellione tra l'altro, è lì che è nata la barricata, barricche sono le botti, insomma sono tanti temi, tutto questo ci permette, Rosario, di creare un puzzle, una tela che tessiamo insieme ad autori come te. Si parla di vita immaginaria o di immaginare la vita. E Natalia Ginzburg, Natalia ha suggerito diverse figure, diversi autori e autrici per farci immaginare una vita nuova, una vita diversa, in chiusura. Che suggerimento ci dai per immaginare un'altra vita, una vita diversa da quella che viviamo? Guarda, io sono partito non da zero, ma da meno tre, in un quartiere difficilissimo dove ammazzavano 144 persone in un solo anno. E il mio balsamo è stata la relazione con gli altri. Un sogno è tale quando viene sognato da una persona, ma quando tante persone fanno lo stesso sogno si può parlare di un miracolo. C'è sempre tanta gente che ti dirà i miracoli non esistono, non ci riuscirete mai. Oggi noi abbiamo a Scampia una libreria di 400 metri quadri, abbiamo una pizzeria, un ospedale dei libri. Questo era impossibile. Per realizzare qualcosa bisogna prima sognarlo. Questa è il mio, insomma, la frase che porto nel cuore. Per completare un libro c'è bisogno che qualcuno immagini quello che non c'è. Rosario Esposito, La Rossa, la Costituzione spiegata ai giovani fascisti. Rosario, buon lavoro e buon cammino. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.